siamo quasi pronte per andare in diretta per il Miss Trans Europa 2017. Sono soddisfatta e contentissima per le mie amiche e le ospitate che ci sono questa sera, Luciana De Falco, amica, e sono una gran fan sua. C'è Pina Turco, la moglie di Ciro di Gomorra, come la riconoscono un po' tutti. C'è il piccolo Francesco. Una serata ricca, ricca di tante cose. Sicuramente sarà una bellissima esperienza per queste ragazze. Ci sono ragazze rumene, spagnole, francese e qualche brasiliana, però che fa parte della funzione europea, che sono di cittadine italiane. Niente, io lascio in bocca al lupo un po' a tutte le ragazze. Reduce dall'ultima esperienza alla parrucchiera, com'è stata questa esperienza, Stefano? L'esperienza della parrucchiera è stata una cosa bellissima, lavorare con incerti e conoscere grandi attori e grandi attrici. Al di fuori la parrucchiera, che è stato un grandissimo successo, e il successo più grande ancora è arrivato in settimana scorsa con Robin Hood, un documentario di Michele Santoro che è stato su Rai 2 proprio alle ore 21 in prima serata, e lì ha fatto un gran rumore per me, da Facebook, pagina ufficiale, telefonate, perché ho il numero non volendo sulla mia pagina ufficiale, e si sono complimentati tantissimo. Sono un po' emozionata ma anche un po' stanca. Intanto, cosa dire, mettetevi in comodo e gustiamoci la sfilata. Europa Transsexy 2017. Questi anni sono tante ragazze bellissime a partecipare di questa sfida, e allora vediamo chi porta la corona a casa. Sarà Portogallo? Sarà Spagna? Sarà tantissime ragazze nuove, bellissime. Cosa dirvi? Mi auguro che comunque ci seguite al più presto, sia stasera che domani su Italia Mia. Svizzera è un gioco che tu non puoi perderti. Andiamo a vedere chi è la Miss di 2017. Trasgressioni e sposa tutti i concorsi trans, LGBT, drag queen, perché abbiamo anche un magazine che ci occupiamo dei diritti del mondo LGBT, e andiamo in giro per l'Italia, anche l'Europa, facendo questa campagna, no, per i nostri diritti, che oggi abbiamo più che mai acquistato un po' alla volta anche il diritto di avere il cambio nome. Mi trovo qui a Miss Trans Europa con le mie amiche Pina Turco e Stefania Zambrano, una bellissima occasione e insomma grande forza, in bocca al lupo ragazze.